scusa, scusa Roberto, devo essere contenuto nella risposta per dire. Sì, diciamo siamo abbastanza. Franco, apri il microfono. Ecco, vai. Sì, io il problema che volevo porre era questo, perché abbiamo visto il cambiamento della condizione di sfondo e sulla formazione del paese comunista. Però in quella fase c'era anche qualcosa di più, cioè c'era l'idea che il partito della rivoluzione dovesse essere un partito mondiale, con le sue sezioni nazionali. Un partito mondiale che doveva essere disciplinato in quella fase, però non unico, perché in realtà il Paese Comunista nasce come influenza anche di correnti diverse dentro il Paese Comunista, e questo anche all'internazionale. Quindi c'era questa idea che, a fronte di un capitalismo che aveva una dimensione internazionale, anche il soggetto politico, operaio, rivoluzionario dovesse avere una struttura internazionale. Ora, non possiamo rifare una storia che ovviamente è molto complessa, però in qualche modo credo che il tema abbia una sua valenza anche oggi nel rapporto tra un movimento che ha le risorse della sinistra radicale, che fatica a uscire dalla dimensione nazionale, nei momenti in cui il capitalismo, questa dimensione globale, l'ha ulteriormente sviluppata. Ecco, chiedo un po' come vedi questo aspetto. Beh, io penso che bisogna distinguere tra l'internazionalismo e la dimensione mondiale della geopolitica. L'internazionalismo è stato dal 17 un dover essere del movimento rivoluzionario, ma questo internazionalismo ha preso sempre delle forme concrete che la storia suggeriva, almeno naturalmente nell'interpretazione di come. Tanto è vero che sono rimasti partiti comunisti aderendo all'internazionale. Quindi in realtà in quella costruzione internazionale non è mai stato negato per nessun partito comunista il ruolo nazionale. Quello che era in discussione era la guida di questo movimento internazionale, che è stata rivendicata dai bolscevichi in origine in nome della rivoluzione e poi dall'Unione Sovietica in nome dello Stato guida. Secondo me, tra le due idee di guida c'è una differenza radicale. La seconda tiene insieme una logica di potenza raggiunta dalla società post-rivoluzionaria, da quello che poi si è chiamato il socialismo reale, rispetto alle esigenze nazionali poste dai diversi partiti comunisti, e diversamente dai diversi partiti comunisti. Naturalmente questa articolazione viene pressoché cancellata nello stalinismo, periodo nel quale è richiesta una fedeltà, un legame di ferro, che pretende anche la misconoscenza dei crimini che vengono compiuti nell'Unione Sovietica e che in passaggi topici, come di fronte alla rivolta ungherese del 56 o alla grande esperienza e tentativo di Praga di riformare la società dell'est e il socialismo, la potenza